Come voi potete vedere, la situazione è la seguente. Noi abbiamo avuto una grande voglia di cinema, un grande entusiasmo sui social, su tutto quello che riguarda proprio l'entusiasmo porta a porta, persona per persona. Chi è venuto e poi chi ha sentito insomma, un po' in questo momento parlare di cinema, si vede che insomma, la gente aveva proprio voglia, no? di avere riaperto un cinema, perché in realtà questa è una cosa un po', diciamo, che avviene da tutte le parti. E il cinema, quando è aperto, è come se fosse aperta la città, indipendentemente dal fatto se poi ci si vada o non ci si vada. Questo ci si vada o non ci si vada, invece è un dato che spetta a noi, no? Nel senso che a quel punto per la continuità deve esserci determinate condizioni. Come voi avete potuto vedere, abbiamo iniziato la programmazione, che è la prima colonna, da sabato fino a 12, fino a giovedì 17. Primo dato importante che volevo dirvi è che noi per esempio avevamo un obbligo contrattuale, no? Di poter fare anche oggi la programmazione, anche ieri la programmazione, non è stata possibile farla perché ieri c'erano le prove della compagnia teatrale di questa sera e quindi chiaramente non si poteva fare. Questa sera che era sabato, che è canonico per il film, no? Quindi è una cosa che non si può fare. Domani, che è domenica, è un'ulteriore situazione particolare, nel senso che c'è un premio Lamezia, non so che cosa di. E poi Giovanni De Grazia, e poi c'è lunedì, Ama Calabria con un concerto. Quindi diciamo la prima programmazione possibile è martedì 22. Ecco perché martedì 22. Ve lo dico giusto perché bene lo sappiate. Quando si fa, magari lo dico dopo, ma quando si fanno i contratti cinematografici di prima visione o di contemporanea, questi programmi hanno, questi contratti hanno necessità di avere un minimo, non solo garantito in soldi, ma ha necessità di avere anche un minimo di programmazione, nel senso che c'è quello che te lo cerca 10 giorni, quello che te lo cerca 15, quello che te lo cerca una settimana, quello che non ti cerca niente. Quanto più i film sono importanti, quanto più c'è un obbligo di programmazione. Per cui anche questo fatto ci fa lavorare in maniera un po', diciamo, più complicata. D'altro canto è giusto che sia così, nel senso che il teatro è unico e quindi deve aprire anche ad altre. Lo dico soltanto per capire che ci sono, diciamo, delle esigenze che sono esigenze importanti. Abbiamo avuto in tutto, in questi 1, 2, 3, 4, 5, 6 giorni, 667 spettatori. Chiaramente 660 spettatori in 6 giorni, capirete che insomma è una cifra abbastanza piccola, no? D'altro canto è la prima esperienza cinematografica dal 2008 fino ad oggi, a pagamento, perché le altre sono state, cioè di prima visione, insomma, ecco, le altre sono state delle situazioni in cui con Carlo Carlei è stato regalato e con Muraca è stato regalato. Quindi voglio dire, la prima esperienza di film a pagamento è questo qui. Vi ho fatto anche un'analisi sui biglietti ridotti e sui biglietti interi. Perché vi ho fatto un'analisi dei biglietti ridotti e dei biglietti interi? Perché come voi sapete, nei biglietti ridotti noi avevamo fatto quella famosa promozione che chiunque veniva da fuori città e chiunque avesse uno scontrino di 5 euro che aveva speso nella città di Lamezia Terme aveva diritto a una riduzione, come voi vedete, di 1 euro. Come voi vedete, i biglietti ridotti hanno superato i biglietti interi, quindi vuol dire che la promozione è stata positiva, nel senso che la gente andava lì con il biglietto, con lo scontrino, no? Per dimostrare che aveva, diciamo, che aveva speso 5 euro in questa. Quindi se ci pensate, sono 5 euro, 5 euro per 400 sono già 2000 euro, insomma, che quasi quasi sono stati incassati più del cinema. Quindi l'incasso lordo complessivo, e per l'incasso lordo intendo dire l'incasso compreso di IVA, compreso di SIAE, compreso di tutto quello che poi invece va detratto da questa cosa, è la sommatoria, è appunto dei biglietti di 132 euro di incasso.
eliminando l'IVA e la SIAE, che è del 12.1, 12.2, adesso ci sono, come voi potete capire, ci sono delle piccole sfaldature determinate dal fatto che l'abbiamo fatto ieri sera, potrebbero esserci, e che quindi sono 439.047. Poi abbiamo il costo del noleggio. Il costo del noleggio che è circa il 50%, alcune parti 50 più 5, alcune parti 50, ma ormai è quasi fisso sempre al 50. Quando supera il minimo garantito? Nel caso specifico, noi per avere questo film abbiamo dovuto invece già dare in anticipo 2.500 euro alla casa di noleggio. E quindi avete potuto verificare, avete potuto verificare che ha superato la soglia del 50%, nel senso che praticamente questa, il 2.500 è superiore al 50%. Noi abbiamo dovuto dare il 2.500 euro alla casa cinematografica, non avendo fatto almeno 5.500 euro di incasso, perché sarebbe il 50%, vuol dire che questo film l'abbiamo pagato all'incirca sul 70%, cioè nel senso che è una cifra enorme. Per cui, levando anche questa situazione, siamo arrivati a un incasso che è rimasto nella tasca in quel momento di 510 euro. A questi, sempre secondo delibera, dovrebbe essere, e qui insomma diciamo che i punti esclamativi stanno a significare che dopo questi 10 giorni dobbiamo assolutamente rivederci con il Comune, perché la delibera non è stata fatta in funzione della nostra richiesta, cioè come noi avevamo richiesto, ma è stata fatta inserendo loro dei costi per quanto riguarda i costi da dare ai dipendenti, a quelli che hanno vinto. Stavo dicendo, queste cifre sono cifre insostenibili. Come voi vedete, per 5 ore più 2 ore o 3 ore, più 2 ore aggiuntive, cioè come si può fare un cinema con 5 ore? Insomma, allora, sì, ed è una cosa che è sostenibile per il cinema, dai, parliamoci. 3,60. Quindi considerate 305 euro che dobbiamo dare al Comune ancora, ok? Ogni giorno. Più il 5% sugli incassi, che è la colonna di prima. Vi accorgerete, insomma, che il Comune in questa maniera dovrebbe prendere 1.830 più i 181 euro. Da questa logica, ecco perché ho detto che ci dobbiamo rivedere, perché io invece avevo detto che i costi del personale li prendevo io, cioè li facevo io direttamente con il personale, non attraverso, usando sempre la stessa cooperativa, la stessa associazione, che poi, se vi ricordate, l'associazione che, a quale io avevo regalato, insomma, la nostra famiglia aveva regalato l'associazione per poter partecipare al bando, insomma. Dall'analisi costi ricavi, quindi, è inutile andare in preciso, risulta che per questa film abbiamo avuto una perdita di 1.869 euro, più IVA. Quindi considerate che l'IVA per noi in questo caso è un costo, perché essendo in perdita aggiunge il 22% di questa cifra, che è circa 400 euro, no? Essendo in perdita è una cosa che noi dobbiamo pagare. Quindi l'esperienza di Papa, di Chiamatemi Francesco, è estremamente positiva sotto il profilo degli entusiasmi, perché credetemi, non vedevo gli entusiasmi di questa apertura, di questa cosa, da tanti anni. E quindi sono l'esperienza sotto il profilo economico, invece deve fare riflettere a chi in questo momento scrive sui giornali in maniera, diciamo, in maniera banale, eccetera eccetera, che adesso entro nel merito, perché la situazione non è così, non tutti possono andare a fare il cinema in contemporanea nazionale. Cosa diversa, e plauso va lo stesso a chi fino ad oggi ha effettuato rassegne cinematografiche con date stabilite e orari stabiliti, e magari avendo pure i contributi da parte degli enti pubblici. Io lo dico, l'ho detto con un poco di, diciamo, di garbo, no? Nel senso che è la prima esperienza. O dalla regione o dal comune, o tutte e due. Non solo è diverso, ma c'è da tenere presente che, voglio dire,
La situazione è proprio completamente inversa. Siamo noi che stiamo pagando al comune, quindi siamo noi che stiamo facendo. Però devo dire, no, devo dire che noi non l'abbiamo richiesto i contributi, è stato diciamo, un accordo fatto bello con l'amministrazione, dove c'è stato un reciproco, diciamo, interesse a riaprire la città sotto il profilo. Interessi, ricordatevi, che non sono sempre economici, sono anche degli interessi di carattere storico, sentimentale, cioè, no? Cioè, rivedere Ciccio dietro la cassa, insomma, è un fatto positivo, no? È un fatto insomma, esatto, quindi insomma, ci sono delle situazioni che perché conferenza stampa nella quale scrivo che ci sono delle situazioni che non ho, volevo dirvi presenti, se mi riporti il telefonino, che ci sono state circa oltre 3.000 like su Facebook, quindi sono cose importantissime. La pagina Cinema che quel giorno avete garbatamente pubblicizzato, Cinema Grandinetti 1919, come scusa? No, il pomeriggio è andato online, perché sì, però era stato un errore. No, no, è vero, ma io no, se vedete non ero stato io a dire facciamolo, però con questo qui è molto complicato fare, l'ho fatto nel pomeriggio. No, perché, ed è stata, cioè in un solo giorno e mezzo ha fatto 1000, diciamo, aderenti alla pagina. Questa è una pagina nella quale praticamente esistono le possibilità di vedere i film che ci sono, e vi preannuncio, qualora dovessimo continuare, che è in studio l'app per inserirlo sui telefonini, quindi sui tablet. È un'application dove si può premere, si può fare qualsiasi tipo di, diciamo, di operazione, anche l'acquisto del biglietto. Quindi dipende se riesco a chiudere a continuare ad andare avanti, come spero e come credo che si possa fare, allora tutte le altre cose avvengono, no? Possono avvenire. Qual era lo spirito del fare cinema? Lo spirito del fare cinema era quello di non chiaramente avere l'esclusiva del fare il cinema, perché l'ho detto l'altra volta, se ve lo ricordate, anzi era una delle idee di quella di stare intorno alle altre associazioni, quelle che ci sono state prima. Come, scusa? Sì, alcune cose si fanno, ma non per il cinema, perché c'era già predisposto così. E c'era quindi la possibilità di fare anche con le altre associazioni un cartellone unico cinematografico. Alcune associazioni possono fare la mattina, alcune associazioni tipo una può fare quelle in lingua, alcune associazioni come l'Arci può fare le rassegne. Certamente sono cose completamente diverse da fare cinema di prima visione, perché cinema di prima visione vuol dire che fra 10 minuti noi dobbiamo andare a sapere se ci hanno dato il film Quo Vado di Zalone, se ci hanno dato Star Wars, se ci hanno dato altro, perché chiaramente sono delle situazioni che, non avendo chiara la nostra, diciamo, il nostro futuro, non c'è. A questo punto faccio una piccola annotazione. Io avevo smesso di fare politica attiva, come voi vedete non scrivo politicamente da un po' di mesi, tanto che vi siete già scordati che facevo politica. No, no, dico, mi siete già scordati che facevo politica attiva, mi riferivo a che... ma leggendo, adesso deve essere una battuta, ma leggendo quello che in questi 2 giorni hanno scritto rappresentanti di SEL, che sono Piccioni e Crapis, mi viene veramente il voltastomaco. Cioè, invece di plaudire a delle iniziative che portano, no, l'apertura del cinema, mettono zizzania al fatto che sia stato fatto il cinema, come sia stato fatto il cinema e soprattutto chi è stato la primogenitura del cinema. Io vi leggo esattamente quello che Crapis, ad esempio, aveva scritto, ha scritto sui giornali, e vi leggo un passo che è importantissimo.
L'unica cosa che qualcuno avrebbe dovuto dire, in questo caso la decenza, avrebbe dovuto avere la decenza di dire che il teatro è stato dotato di un bellissimo impianto dalla vecchia gestione, che è un impianto all'avanguardia, che sono stati quelli di prima a fare il teatro, che sono state le persone di prima ad aver gestito, diciamo, aver riavviato tutto il teatro, e che invece in quella sede di conferenza stampa non è stato detto. Mi viene da dire che dal punto di vista, insomma, di chi ha scritto questo articolo, potrebbe anche essere vero, nel senso che, no? Cioè, dire che quelli di prima hanno fatto qualcosa può essere vero. E quindi io dico grazie per quello che hanno fatto prima. Però con le stesse parole che Crapis si sta usando per questo articolo, lo dico io, quando da Presidente del Consiglio, seduto in sesta fila quando c'è stata l'apertura di Carlei, con Carlei, nessuno ha ricordato che, a differenza di Crapis e Company, che hanno comprato il teatro con i soldi di ciascuno di voi e ciascuno di noi, quindi ognuno di noi c'ha un pezzettino di quel teatro, chi veramente aveva fatto il teatro 100 anni prima, 80 anni prima, era una persona che a soltanto 25 anni aveva preso dei soldi di suo e aveva fatto quel po' di teatro che si trovava là dentro. Io so come ci si sente seduta alla sesta fila del teatro, vedendo loro che parlano di avere comprato un teatro, che il grande merito è avere preso i soldi da tutti noi e avere comprato il teatro, cioè cerchiamo di essere chiari. Mentre 100 anni prima una persona aveva deciso di fare teatro e cinema alla Lamezia, che era una cosa, è una cosa completamente diversa, no? E quindi so come ci si sente, quindi sotto un certo profilo giustifico il suo atteggiamento. Non giustifico però il fatto che loro, come al solito, e quando dico loro parlo di questa sinistra di Selle e Company, che il loro primo obiettivo non era quello di riportare il teatro a comunale, il loro primo obiettivo è toglierlo a Grandinetti, che era una cosa, diciamo, che avevano... Crapis l'aveva nella mente da quando è nato, forse è nato con questo vizio di fondo. Selle continua ad averlo proprio come logica, proprio di... Io dico sempre che le cose peggiori nella vita è la cattiveria e l'invidia. Io ritengo che in queste persone, quindi scrivetelo con molta serenità, ci sia proprio un germoglio di cattiveria e di invidia. E non c'è assolutamente gratitudine, perché questi signori forse oggi potevano starsene a casa se il sottoscritto non li avrebbe salvati da un dissesto che stavano portando all'interno di questa città e che soltanto noi abbiamo deciso di non farli, avere questa problematica. E se Piccione è seduto lì e quindi non era stato più incandidabile, è perché gente come noi ha voluto bene alla città senza ricorrere all'invidia e senza ricorrere alla cattiveria. Cosa che invece forse avrebbe dovuto spingermi nel momento in cui stavo facendo quel passo, cioè di evitargli il dissesto alla città, trascurando gli interessi dei cittadini e andando contro invece questa gente che di gratitudine non ha niente, capito? Cioè, continuano oltretutto a bleffare sulle ristrutturazioni che loro hanno fatto, quando vorrei ricordare a tutti voi che il teatro Grandinetti è stato fondato negli anni 30 e anni 40, che ha avuto sempre la possibilità di essere ristrutturato volta per volta, e che il sottoscritto, animato da una passione, da qualcosa di ancestrale, ha per 3 volte ristrutturato a proprie spese, perché è facile, capito, per uno come Crapis parlare di aver fatto qualcosa, quando poi i soldi sono di tutti noi, ragazzi, cioè, cerchiamo di essere chiari, no? Cioè, il grande merito è stato di prenderli e lasciare adesso di pagare, come giustamente dice De Biase, 800 euro al giorno fino al 2040 per pagare questo teatro, no? Perché la verità è questa, no? Come lui stesso, come noi stessi sappiamo. Ma ben venga, perché dare un patrimonio comunale, quel teatro, no? Mi pare una cosa molto... E io l'invidia la noto e la gelosia la noto dal fatto che, pur non potendo intermezzare il nome comunale tra teatro e Grandinetti per contratto, nel senso che il teatro Grandinetti non può chiamarsi, lo dico a voi giornalisti così lo sapete per il futuro, per contratto non si può chiamare teatro comunale Grandinetti, ma il massimo che si può chiamare contrattualmente è teatro Grandinetti comunale di Lamezia Terme. Sarà una banalità.
caspita, c'è proprio nell'atto. Però siccome loro evidentemente scaldavano la poltrona, nella migliore delle ipotesi, oppure lo fanno apposta per evidenziare sempre questo discorso, e loro lo fanno, guardate gli articoli, lo scrivono sempre con una voglia di fare, e questa è cattiveria. Siccome io stamattina nel mio, io la mattina faccio, scrivo questa mattina ho scritto, qualcuno una volta diceva porgere l'altra guancia, ma dico, ma non è che questo qui voleva dire state sempre fessi, cioè voleva dire porgere l'altra guancia, in senso, ma non essere sempre fessi. E io non voglio essere fesso, questa gente merita di non governare in questa città, perché invece di dire grazie cittadini, grazie anche a noi che abbiamo ricomprato una bellissima macchina che nessuno avrebbe potuto comprare come privato perché costa 130-140 mila euro, grazie anche a noi che abbiamo fatto tutto ciò, oggi i cittadini sono felici, no, vanno a infiltrarsi dentro i meandri di richieste di bandi pubblici per fare il cinema, quando hanno gestito per anni bandi pubblici come loro hanno voluto e affidando sempre alle stesse persone la gestione di queste parti cinematografiche. Mi sembra che sia un elemento molto importante, non ho più peli sulla lingua, non faccio politica, forse non la farò mai più, e non me ne frega niente, sono un libero imprenditore, mi può succedere qualsiasi cosa, sto facendo insieme ai miei figli e alla vecchia generazione cinematografica un esperimento, non me lo ordina il medico, io intanto sto facendo le mie salette cinematografiche che soltanto in questa maniera posso riuscire a fare, perché gli investimenti sono notevoli e io non sono più il Grandinetti di quando ristrutturava il teatro che aveva la possibilità finanziaria ed economica di poter fare queste cose, quindi devo andare con i passi con noi. E nonostante i miei figli hanno professioni loro diverse da quelle del cinema, noi con la passione continuiamo a fare. E per dimostrare che noi abbiamo sempre fatto, vorrei che voi lo vedeste questa cosa, vi ho preparato alcune fotografie che dimostrano alcuni interventi che noi abbiamo fatto al cinema, quelli veri interventi. Non lo so se ce l'hai queste. Forse queste non ce l'hai perché tu c'hai quelle del 2010. Io invece ti sto portando quelle dell'84, appena laureato da 3 anni. No, queste non ce l'avete. E quelle del 93. Queste del 84, come voi vedete, qui potete vedere addirittura il professore Conte, se lo notate che c'è lì, che cercava di rifare, che cercava di ripristinare, scusa Ciccio se... il teatro. Questa che voi vedete qui, scusatemi se... questa che voi vedete qui, no? Era quella meravigliosa saletta che grazie alla grande intelligenza di Crapis e Company hanno praticamente eliminato il piccolo del Teatro Grandinetti, che era pieno di affreschi e dentro il quale oggi si poteva fare ancora cinema accedendo da via Carducci, da via Loriedo, perché come voi vedete avevo preparato da dietro l'entrata per poter andare al cinema e poter fare sotto teatro e sopra cinema e così via. Ve la ricordate la saletta meravigliosa affrescata, quella lì? Come, scusa? Via Loriedo, se voi vedete di fronte alla banca del Mezzogiorno c'è una specie di magazzinetto tutto rotto con Alcantara Rossini, si entrava da lì e si entrava nel piano di sopra. Adesso ci hanno fatti i camerini, quindi non c'è più niente. E vorrei dire a questi scienziati che sono andati alla ricerca di direttori tecnici teatrali da Firenze, invece di vedere se in giro c'era qualcuno che ne capiva, vorrei ricordare a tutti che all'epoca di questa cosa brutta che hanno fatto, io ero presidente della quarta commissione e ho denunciato che stavano chiudendo questi camerini, questa qui era tutto lo sforzo che abbiamo fatto nell'84, la famiglia Grandinetti, non Crapis, forse Crapis all'epoca stava ancora studiando medicina, mentre io ero laureato e stavo facendo questi lavori. Come voi vedete, Questi qui sono stati fatti tutti all'epoca dell'84. Guardate questo qui, sapete cos'è questo qui? Questo è il ridotto di sopra, dove c'è adesso la moquette, dove c'è adesso... okay? Questo è 1984, quindi dove, capito, non so se Gianni Speranza all'epoca era già sindaco, ma mi pare che no, è 84. No, non c'è. Se voi adesso andiamo avanti col tempo,
ci riportiamo al 1992, ci sono già alcune foto del 1992. Come voi vedete, questo che sembra mio figlio ero io. Sembra mio figlio nel senso che ero giovanotto. No, ero giovanotto. Ero giovanotto. Se voi notate, qui stiamo facendo noi tutti gli affreschi del teatro. Questo che voi vedete è un affrescatore che veniva dall'Ungheria, Giolto, e che stava qui un anno, e che è stato e sede questo signore qui, e quello vicino è lo scultore che invece ha fatto tutte le maschere che erano all'interno della, e delle quali vedete due esempi lì. Quelle sono le maschere che sono inserite sopra il teatro, se vuoi, sopra il simbolo, ce ne sono quelle due grandi. Queste sono quelle laterali sui cosi. Ognuna di queste sculture ci è voluto per fare una scultura di queste dei 15 giorni. Lì dentro ce ne saranno, senza esagerare, una trentina, più quelle due maschere grossissime che voi ricordate che sono lì all'ingresso, eccetera. Hai donato fuori. Quello che è diventato lo diamo adesso, lo diciamo adesso, lo sto per dire. Se voi notate, e così non ci sono dubbi, quelli lì sono i miei figli, i miei nipoti, quindi l'età è chiara, no? E questi che voi vedete, questi siamo noi in questo teatro completamente vuoto, dove praticamente studiavamo come fare le impalcature. Perché se voi notate, all'inizio avevo fatto un disegno diverso. Di mio nonno, i disegni degli affreschi erano al dentro il discorso di mio nonno, dentro all'interno, che poi mio nonno non fece perché iniziò la guerra e quindi non si fecero più. Io ho aperto questo diretto, ho trovato che c'erano questi affreschi e ho chiamato un affrescatore e uno scultore per farlo come era nel progetto del 1930. E come voi vedete qui, se voi notate, la prima affrescatura non era uguale a quella che poi è stata fatta dopo, vedete? Sì, vedete che era stata fatta, era diversa, adesso invece è di un altro tipo. Ma perché? Perché abbiamo visto che quella affrescatura che era stata fatta non rendeva bene all'interno, e allora l'abbiamo cambiata e l'abbiamo fatta in un'altra maniera. Così come abbiamo fatto tutto questo in oro zecchino, fatto da noi, tutti i marmi nuovi, come voi vedete, ci sono i nuovi, e come invece vedete gli affreschi che abbiamo trovato dietro le pareti. Affreschi dietro le pareti, anche questo giovanotto ero io, perché abbiamo trovato questi affreschi che ci permettono, la buca della, la tanto decantata buca dell'orchestra che loro stanno dicendo, che è questa qui, stiamo parlando del 92, qui si vedono chiaramente, si vede chiaramente che ci sono io che sto dando delle disposizioni e quindi mi pare che non ci sono dubbi. Qui si sta vedendo quando abbiamo affrescato e qui sono il famoso entrata dove ci sono ci sono queste due, come voi notate, queste due affreschi che sono stati, questo è del 92, e all'interno di questa situazione c'era Giolto, che era appunto l'affrescatore, che andava addirittura a inserire, non ho trovato le fotografie complessive, a inserire con le siringhe per cercare di evitare che quegli affreschi che abbiamo trovato dietro rimanessero tali, no? Praticamente era affrescato tutto, però gli altri erano rovinati e abbiamo lasciato soltanto questo. Per poi, e quindi questo è il 92, per poi arrivare al 2010, quando questi signori, nel parlare sempre dell'agibilità, il tetto che cadeva, ve lo ricordate, tutto il tetto che faceva, eccetera, eccetera, nel 2010, se possiamo girarlo, no, Grandinetti Holding, non c'entra, era la società che faceva nell'85 fece appunto la, era prima Media Italia, come si fa ad andare avanti? Non riesco a vederlo, scusami, cioè, sarò stupido, ma... Questa? Sì. Ah, guardate, non so se... Scusami se mi ricordo bene. Dimmi. Una commissione straordinaria. Sì. C'è un contratto con la Grandinetti Holding, certo. Di gestione dell'affitto del teatro. Non la commissione straordinaria, è il concordato preventivo. Ah, è sì. La commissione straordinaria all'epoca. No, è il concordato. Io... Con una. No, con me no. Chi scuola non fece una commissione?
No. Ce l'avevo io in gestione il teatro. Quando la famiglia diede al comune, diede al tribunale il bene del teatro, noi per quasi 18 anni l'abbiamo gestito in fitto, dando 50.000 euro l'anno al comune. Questo, non al comune, all'amministrazione, scusi, all'amministrazione. Poi all'interno... Esatto, del 2010 sono state scoperte perché abbiamo fatto questi lavori e come voi vedete non è che sono cose da poco, non so se riuscite a vedere, guardate che tetto che è stato fatto. Che c'erano le infiltrazioni? No, abbiamo rifatto il tetto completamente, guardate qui com'era. Guardate com'era il tetto. Hai fatto tutte quelle barre lamellari? Eh sì, tutto. Quando c'era la gru. Quando c'era quella famosa gru, poi è stato rimesso dentro. Questa è l'unica gru che c'era alla Mezza. Che era l'unica gru che c'era alla Mezza, ve la ricordate, no? Questi sono i lavori. Ecco, questo perché? Perché siccome vedo com'è, vedete, questo, tutto questo che è stato fatto senza eliminare, senza rovinare il teatro all'interno, perché abbiamo fatto un lavoro, insomma, di... Sì, con il tribunale. Come? Ah, sì, questo. Questi lavori qui? Prima. No, prima. Certo, il comune l'ha comprato. Nel 2010 c'era. Cioè, il comune l'ha comprato con i lavori già effettuati. I lavori reali che ha fatto il comune sono stati tre. L'acquisto di questa macchina, che sono stati fondamentali. Il depaperamento dei camerini, io lo chiamo depaperamento. La decondizionata. Sì, l'impianto elettrico. Sì. Dice, è il palcoscenico. Tenete presente. No. Il palcoscenico di sotto, che c'era qualche cosa andata a male, questo insomma. Qualche trave sotto andata a male. Che non c'entra niente col cinema. Come, scusa? Sì, infatti, l'ho detto, abbiamo detto impianto elettrico che no, che voi. Voi dovete pensare che oggi può essere che non è a norma quella fatta 5 anni fa. No, si sto arrivando. 5 anni fa, cioè può darsi che adesso alcune cose non sono state a norma. L'assurdità che vi voglio presentare a questi grandi scienziati che sanno pontificare su tutto è che gli attori, si vede proprio che fanno teatro da tanto e che hanno grande competenza, per andare ai camerini non hanno scala. Hanno un semplice ascensore chiamato montacarichi, perché ha la funzione di montacarichi, cioè è un montacarichi che ha la funzione di ascensore, che per salire dal piano dove c'è il palcoscenico fino a salire ci vogliono 42 secondi, 47 secondi. Quindi praticamente un cambio scena di una signora che deve cambiarsi all'improvviso per entrare, eccetera, eccetera, o lo fa denudandosi avanti il tutto, eccetera, eccetera, oppure non ha la possibilità di salire velocemente e cambiare, anche perché no, non si può neanche accedere, nel senso che... Sì, tu sì, perché hai una certa età e non hai più problemi. Il concetto invece è un altro, vorrei che questo... Ma magari come prima non potevano essere fatti in quella maniera, anche se io avevo avuto l'agibilità su quei camerini. Però la cosa più grave è che hanno eliminato una scala interna che permetteva di scendere dai camerini. Cioè, se c'è la signora, diciamo, attrice o il signor attore che ha paura di entrare in un montacarichi, cosa che è molto semplice, perché forse anche in mezzo a noi c'è qualcuno che in ascensore non ci va volentieri, non può andare ai camerini, perché è dotato soltanto di ascensore, che oltretutto è piccolo e ci possono andare 4 persone. Per cui l'attore, una volta cambiato, cosa fa adesso, attualmente, grazie agli scienziati che hanno fatto? Appunto, se si blocca, sai cosa fanno? Sai cosa devono fare per andare dai camerini al palcoscenico? Devono scendere le scale in mezzo al pubblico, cioè le scale quelle pubbliche, quelle che sono, diciamo, che arrivano dentro quel ridotto di sopra. Io vorrei precisare che l'ho fatto presente quando ero presidente di quarta e di quinta commissione, quindi lavori pubblici e teatro.
Ma loro, siccome erano una casta interna che gestivano tutto tra di loro e quindi avevano tutta una loro voglia di continuare a gestire tra di loro, mi hanno deriso di questa situazione. E oggi ci troviamo con un teatro che praticamente avrà tutti i camerini più belli del mondo, ma ha eliminato una delle sale più belle che c'erano alla Lamezia Terme, dove si faceva cinema, conferenze, situazioni, ne hanno fatto dei camerini che non servono assolutamente all'utilizzo del teatro. Forse se ci fanno qualche stanza albergo magari funzionano, perché devo dire che sono belli veramente. Però grazie, hanno gestito un'operazione molto ampia, molto grande, che era, diciamo, che a danno. All'epoca c'era un direttore tecnico che loro avevano preso, un direttore di scena. Vi ricordate che no, la Dalpias era per il teatro e Pisa era per la parte tecnica. Come? Allora mi fa ancora piacere che ha contestato. Io sto soltanto a dire che all'epoca non ero come adesso niente a livello istituzionale, ma nonostante tutto loro avevano bisogno di me solo quando hanno evitato di andare nel dissesto. Per il resto poi ho fatto tutto con le mie forze, con le mie... Vi ho voluto fare questo, vi ho voluto dire questo, perché il mio sentimento è molto di amarezza. Non vi nascondo che se continuano a farmi male, io scenderò, perché fanno male, no? Queste cose fanno male, no? Cioè, gli è rimasto solo il nome al teatro, non c'entra più niente. Una cosa che lui si è dimenticata, è il dimostrare l'affetto che si ha alla famiglia gradiente, quello che si è intorno del teatro. Lo si può guardare in quel Giangurgolo che fu messo all'ultimo per dire l'amore che si ha, eppure quel Giangurgolo non serve a granché, non serve al teatro. Vuol dire che la famiglia Grandinetti, spendendo di soldi propri, poi non so se gliel'hanno restituito o no, ha voluto fare questa cosa affettiva. E la dimostrazione è proprio quella. Guardatelo quel Giangurgolo. Quel Giangurgolo è il teatro, in un certo senso. Una maschera calabrese, no? Vuol dire, diciamo così, l'affetto. È una cosa affettiva, è un simbolo d'affetto. Se no, a che cosa sarebbe potuto? Anche perché poi, se uno non afferra questi significati così sottili, dice, vabbè, ma che lui che c'è? Tanto a me che mi importa. A così dice. E invece proprio è quello che dimostra l'affetto, è la stima, l'amore. Ecco, questo volevo... Io lo ringrazio, perché quello è Giangurgolo, che non ho capito chi mi doveva restituire. È stato pagato 20.000 euro dalla tasca mia. È una scultura bronzea e che noi abbiamo lasciato sapendo che da lì a qualche settimana il comune avrebbe comprato il teatro, e quindi io ho voluto lasciare, insomma, una qualcosa che fosse, diciamo, ed è una scultura bronzea, non è in resina è proprio, cioè, che ha fatto il maestro Maurizio Carnavale con tanto amore. E per niente in questo momento, diciamo, lanciata, perché se voi vedete quella scultura era stata fatta apposta per potersi vedere non frontalmente ma per potersi vedere all'entrata della via Cassoli, nel senso che era un Giangurgolo affacciato a una finestra, quella finestra che voi vedete era una vera finestra del teatro che abbiamo messo lì, ed era proprio una prospettiva. Fa bene a dirlo, perché solo un pazzo poteva, in una situazione come la nostra, che non è certamente florida, eccetera. Però diciamo che quello era un elemento che mi permetteva di poter dare una firma alla conferenza. Allora, io avevo indetto la conferenza stampa da prima, nel senso che nella conferenza stampa dell'altra volta avevo detto che a chiusura del primo film avrei dato i dati per capirci un po' meglio tutti quanti noi, quindi quella era già stata fatta. Nel frattempo, invece di avere da parte della gente tanto affetto e tanta dimostrazione, che non l'avevo neanche quando mi sono candidato, nel senso che camminando per le strade non mi fermano per dire grazie, figuratevi, no? Però dopo che ho visto questi articoli mi ha veramente, come dire, mi ha turbato questa situazione, capito? Di queste persone che invece di apprezzare gli sforzi che si stanno facendo, oltretutto ancorandoci a una storia, perché insomma solo ancorandoci a una storia puoi arrivare a questi dati, invece di avere un entusiasmo che si dice vai avanti, cercano sempre di difendere il loro orto con tutto ciò che è stato fino a quel momento. Il fatto di aver fatto questa iniziativa con l'attuale amministrazione
amministrazione, pur essendo da un'altra parte politicamente, no? Fa apprezzare ancora di più quello che è successo, perché un sindaco diciamo che è un sindaco, sì, può darsi, un sindaco che diciamo si trincera dietro la logica politica partitica a una mia proposta magari avrebbe risposto di no, nel senso che dava spazio a... Dicono anche delle bugie, perché i teatri, le strutture che loro dicono di aver comprato, Politeam, Palazzo Panarì, quelle sono tutte facenti parte del progetto Sinus Vamedinus dell'amministrazione precedente. Poi loro sono arrivati, hanno preso i fondi e l'hanno fatto. Assolutamente sì. Il progetto Sinus Vamedinus dell'amministrazione. Ci mancherebbe. I fondi regionali della giunta che eravamo loro. Certo, non c'è per dubbio. Questo sono stato acquistato Politeama, Palazzo Panariti, Palazzo Ricordo, tutti i palazzi storici, sì, sì, di cui, quindi se andiamo a vedere, non è questa, se andiamo a vedere, infatti il primo teatro Politeama fu comprato durante la giunta Lomoro, che lo chiese direttamente a me. Torniamo all'attualità. E poi Pisu è stato è con noi, sino sulla Metino è stato poi. E quindi ho voluto, Pasqualino, ho voluto tentare a questo punto. Permesso un attimo. E quindi volevo precisare, sono rimasto molto male, quindi lo spirito di questa manifestazione ha preso una virata, come avete potuto vedere dalla mia, diciamo. Insomma, mortificazione che in alcuni casi, amarezza, che in alcuni casi è andata avanti anche con la logica di una pseudo violenza nei toni che ho effettuato, ma perché non è possibile, capito, che si possa fare delle cose positive e questa gente sembra che quando vedono me vedono veramente una... Ricordatevi durante le elezioni, no? Il piccione che dice che se c'è Grandinetti io non ci sono, no? Dopo essere stati salvati, cioè c'è proprio una credine, quasi se non fossero persone per bene avrei quasi paura, insomma, di questa sì, loro credine. Per esempio io come la mezza oggi ho fatto una scelta editoriale, non ho pubblicato sì. Alcuni comunicati stampa, sì. Quelli che vi erano contro e quelli che vi erano a favore. Sì. Oggi, favore. Io dovendo, no? Sì. Trasmettere una notizia. Infatti ti ho risposto, ti ho detto, hai ragione, la conferenza stampa era fatta prima. Adesso, durante questo periodo, il messaggio è che voglio che la gente mi dia la giusta forza attraverso i social, attraverso le situazioni, attraverso i giornali, attraverso la politica, per dire a queste persone e a chi non vuole il cinema, statevi al vostro posto, perché nessuno vuole avere un monopolio delle cose, ma è soltanto una fetta dell'attività culturale che si vuole fare al teatro. Il mio obiettivo era, durante le giornate morte del teatro Grandinetti, cioè dove non ci sono altre manifestazioni teatrali, cinematografiche alternative, musicali e di altra natura, occuparlo con l'attività cinematografica, in modo tale che questa città abbia un teatro sempre aperto e sempre disponibile a poter far venire la gente da fuori Lamezia. Quindi l'obiettivo era, non era prendere il posto di qualcuno, ma occupare gli spazi vuoti, cercando di avere una programmazione con l'amministrazione che mi permetta, visto che parliamo di cinema in contemporanea, di avere delle date certamente possibili anche per quanto riguarda i sabati e le domeniche, dove insomma non si fa cinema senza sabato e domenica, no? Nel senso. Ecco, devo anche dire. Lo dico perché è importante dirlo. Sì, però Vacantiando è una bella iniziativa dove ci sono centinaia e centinaia di persone. Sì, va bene, ma l'avevano già programmato. Sì, sì, ma volevo, cioè io sono disposto, se le attività cinematografiche... Sì, ma si può fare alternativo e ti sto dicendo un'altra cosa. Io sono disposto e ti sto rispondendo. Io sono disposto, qualora continuasse l'attività cinematografica... dico qualora, perché visto queste cose spero che l'amministrazione di Mascara abbia il coraggio, come credo, di poter continuare, avrei chiesto volentieri anche le giornate del Politeama per riaprire anche il cinema nella zona di San Biase. È inutile dirvi che ho addirittura fatto una richiesta nel mese di agosto di acquisto della vecchia struttura del Teatro Grandinetti, ristrutturandola completamente, per dire la verità non è acquisto, vi chiedo scusa, è di una
di un comodato all'interno del quale io l'avrei ristrutturato completamente a cinema, facendo quindi tutto quello che c'era da fare, e quindi ripristinando tutto, comprando ogni cosa, poltrone, rifacendo i tetti, rimettendo tutto apposta, eccetera, e riaprirlo al cinema. Ma nelle more ero disposto ad andare anche al Politeama ad aprire il cinema Politeama, e siccome lì non c'è questa tipologia di macchina che invece c'è, là, ma c'è quella vecchia, io avrei anche comprato e quindi comprerei la macchina per poter fare il cinema. Sì, eh beh, certo, è stato il terzo cinema che c'è stato in... 400, diciamo che siccome praticamente noi ci serviamo soltanto di sotto per ovviare a quella ennesima bugia che ha detto Crapis, no, non si può vedere perché per andare sopra dovremmo avere delle, siccome non è agibile come invece lui dice... No, col teatro si può andare perché contemporaneamente prendono i vigili del fuoco e quindi e li fanno presenziare davanti al teatro. Allora, se tu prendessi quello potresti anche servirtene sopra, ma per prendere quelle ci vogliono altri 200 euro, quindi noi preferiamo fare sotto, visto che i numeri non sono enormi, e cercare di continuare a fare il disco senza l'ausilio di una struttura esterna, perché non è vero che è agibile. Lo stanno facendo adesso l'agibilità, loro non sono assolutamente, invece sulle cose che hanno scritto Pino, hanno scritto addirittura che sono agibili, insomma, le situazioni. Sì, sì, ma io adesso ti ho virato la situazione, ho fatto capire il perché. Qui c'è un attacco, c'è un attacco da parte di certe persone su un'attività e la gestione. Sì, sì. Stampa, noi parliamo di una delibera come se avessimo già trovato un accordo. In quella delibera, questo accordo con l'associazione Cinema Gabinetti non c'è, ma una delibera che va a dare in là alla dirigente che poi dovrà fare l'avviso pubblico e tutto quanto. In contemporanea, in quel giorno, il giorno 11, una di quelle altre associazioni che fa un tipo di cinema diverso, ma comunque fa cinema, sì, partita cinematica, cinema, annuncia in una nuova stagione però alla Pitagora. Sì. Quindi il cinema, l'associazione Cinema Gabinetti in questo momento entra in una fase sperimentale, ma ha attenzione verso quel probabile pubblico, perché ancora non è stato messo. Una intanto parte con la sua nuova attività e va in un'altra struttura ancora. In quell'avviso pubblico non è presente il Teatro Politeama, perché come giustamente faceva presente lei, non è dotato di una struttura in digitale, però ha la vecchia struttura, quindi teoricamente il tipo di cinema fatto su pellicola o su altri supporti che non siano questi attuali si potrebbe fare anche. Si potrebbe, perché la cabina non esiste. Sì, ma no, te lo voglio dire, c'è la macchina, ma è messa fatto al Teatro Umberto, cioè quello, sì. Sì, si può fare, sì, sì. Si sarebbe potuto fare pure, sì, lì con una struttura un po' più grande, sì. C'è, secondo lei, che comunque parte in causa adesso e che era parte politica interessata perché conosce la struttura amministrativa qualche mese fa, sì, perché non parliamo di anni, no, fa, certo, un problema interno in questo caso all'amministrazione, quindi che non è politico, sì, non è, sì, sì, c'è, c'è l'ex assessore. No, c'è. C'è un problema nella parte burocratica e vi spiego perché. Il giorno che io ho fatto la conferenza stampa non avevo previsto questi costi, perché io nella mia proposta che è protocollata al comune, quindi potreste anche vederla, io avevo scritto che la mia, diciamo, quello che io potevo dare era il 5% così come era previsto, e che però mi sarei interessato a pagare direttamente, no, le associazioni per poter fare il film e fare il cinema, quindi non dovevo dare 200-300 euro al giorno per quanto riguarda le persone. No, ma se io dai 1869 euro, sì, di perdita, sì, ne ho 1830 euro di sarebbero parità. No, quello era questo il mio obiettivo, perché tu devi considerare che io all'associazione avrei fatto un contratto direttamente con l'associazione dove non ho bisogno di tre persone, no?
avevo bisogno di una persona, perché poi le associazioni sono associazioni. Io non ho problemi a stare dietro la cassa, mio figlio, l'altro, eccetera. Se no, perché si faceva le associazioni? Allora sarebbe un'attività imprenditoriale, no? Quindi per questo era stata... Da dire anche che chiamatemi Francesco è stato quasi richiesto a livello pubblico, se no noi avremmo fatto un'altra cosa che a livello di rendita sarebbe stato diverso. Quindi noi abbiamo scelto, abbiamo detto come prima cosa facciamo questa cosa di qualità, eppure se andiamo sotto 50 euro ci va bene. A netto, diciamo. Ma qua non 2000. Avremmo fatto un'altra cosa... Quindi hai detto bene. Esatto. Come primo sì, sì, a me basta. No, a me basta il pari, anche perdere poco, ma non così. Sì, 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 sì. No, no, di tutta l'attività. Devo essere sincero, con questa di Natale io spero di poter pagare i costi di questa perdita. Lo dico in modo tale che. Ma dopo queste festività, secondo te, tu se ci poteva così. Sì. Si potrebbe continuare? No, ma io non ho fatto una proposta per le festività, perché se voi vedete bene la delibera... Gente, quello che si chiede. No, se vedete bene la delibera... Allora ti rispondo subito. Io continuerei fino al Natale prossimo. Adesso sta l'amministrazione se mi dice di sì. E chiaramente, quindi... Ecco perché sono dispiaciuto delle polemiche che stanno nascendo, perché di fronte a queste polemiche è chiaro che un'amministrazione un attimo si sente così, no, come? È vero che questa amministrazione non è la stessa di prima e che magari è più d'accordo su questo. Sì, 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 certo. Ma per questo lo sto dicendo, per cui la domanda è, io non solo voglio continuare cinema, ma voglio raddoppiare, nel senso che ho detto che vorrei aprire anche il Politeama, ma questo dipende dall'amministrazione, a cui va tutto il mio ringraziamento. Sì, sì, ho fatto la domanda. No, per il Politeama non ho fatto la domanda, perché ho fatto la domanda. No, non l'ho fatto. Sì, per il Teatro Grandi Atti 5 Stelle ho fatto una domanda di avere la ristrutturazione, eccetera. Mentre invece per il Politeama lo vorrei fare adesso, se continuiamo, in modo tale che si creerebbe il Teatro Grandi Atti, il Politeama, le salette che andrò a fare creeranno un polo cinematografico che può essere, insomma... una cosa che vengono da fuori. Tenete presente che anche i prezzi, hanno aperto adesso il Super Cinema a Catanzaro, non so se avete visto, il prezzo unico è 7 euro, quando invece noi praticamente siamo a 5 euro, perché i ridotti sono, capito? Sì, ma poi noi abbiamo, ma poi noi lo diciamo perché è giusto dirlo, noi dopo il periodo, diciamo, natalizio, che ormai è fissato così, vorremmo scendere il prezzo a 5 euro, quindi unico, 5 euro, con gli sconti che arrivano sui 4,50. Quindi. Sì, ma per esempio il prossimo sabato e domenica ci saremo, quindi hai capito? Quindi il concetto è che noi non vogliamo essere di ostacolo alle attività culturali che ci sono, anzi vorremmo che le associazioni cinematografiche si sedessero insieme, come feci quando ero presidente, che li feci sedere insieme per dividerci. Tu c'eri, no? Non c'è stato qualcuno nell'amministrazione, l'assessore, non lo so, per dire al teatro, questo è fatto dal Politeama, che c'è il cinema sempre. No, vabbè, ma questo qui era già programmato, no? No, io su questo devo essere sincero, tutto ciò che è le attività teatrali e cose devono continuare ad avere la loro... Sì, 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 però diciamo che... Vabbè, ma è una cosa incassare 800-700 posti, è una cosa incassarne 350, no? Comunque, quello che a me interessa è che invece quella è la sinergia tra le varie attività, è la sinergia tra le varie attività. Ragazzi, così completiamo, è la sinergia con tutte le attività che crea Polo, quindi sia alla musica, al ritorno della musica, adesso c'è Ama Calabria, benvenga, il 30 c'è Tchaikovsky, benvenga, i Vacantiendo, benvenga, è la logica... Il problema è sempre quello che abbiamo davanti, che non riusciamo a mettere in rete tutto il resto ed essere coscienti nel dire, questo è un calendario... Questi sono i giorni, riusciamo a fare una cosa. Non c'è con dubbio. Non si riesce a fare con tutte le strutture comunali. Purtroppo è così. E, ripeto, io metto anche magari in antipatia, ma anche l'operazione stessa dell'accordo tra amministrazione comunale e l'associazione stessa, ad oggi, ufficialmente, non è stata pubblicata da nessuna parte, sebbene ci sia una conferenza stampa, un'attività che è partita. Meno male che c'è stata. Sì, cioè, la cosa è quella, burocraticamente... Perché finché non è pubblicato un atto non esiste,
Questa... No, ma questa è stata pubblicata, a me è arrivata la pubblicazione, però voglio dire, non era quella che io speravo. Mi sto dicendo, attenzione, è stato pubblicato l'atto del 10 in cui non è presente l'accordo tra amministrazione comunale e associazione. Ah no, perché non è stato ancora siglato, sì certo. Quindi il problema è che, sapete, se è un'attività meritoria e tutto il resto, però come c'è un accordo non sancito tra amministrazione comunale e associazione, ce ne potrà essere anche con altri, e questo cosa comporta? Che l'associazione CIRMA e altre associazioni non sanno fisicamente poi cosa può succedere il weekend successivo, perché magari c'è qualcuno che ha preso un accordo e l'ufficio accanto non lo fa. Ma infatti, se mi aiutate a dire, a chiedere alle altre associazioni di poterci riunire insieme, alle associazioni cinematografiche, per poter individuare un percorso comune, questo sarebbe una cosa bella, insomma, nel senso che noi siamo pronti a questo, capito? Cioè, sono due attività diverse, è inutile che si continui a dire che si fa cinema se non si fanno i film in contemporanea, non, quello non è cinema, cioè è cinema sempre, anzi forse è anche meglio per quanto riguarda la parte culturale, però non determina la vita di un posto, capito? È come una cosa occasionale, che meno male che c'è la cosa occasionale, ringraziamo che ci sia stata, però non è, capito, la cosa stasera vado a cinema, ma poi non posso continuare così, deve continuare secondo come avevo fatto io la domanda, non secondo questo, che non c'entra niente l'amministrazione, c'entra proprio chi all'interno della burocrazia ha presentato la situazione, no? Perché loro... sta rispondendo ad un avviso pubblico che in realtà non è in questa demanda. Sì, ma il mio non era neanche un avviso pubblico, io ho fatto una richiesta, capito? Cioè io ho fatto una richiesta in un deserto di richieste cinematografiche, è da settembre che l'ho fatto, mica l'ho fatta adesso, da agosto. Quando per fare... c'è? No, la delibera del 10. Dico, c'è un nuovo bando. La delibera del 10. Da mandato al dirigente di fare l'avviso pubblico. Ma l'avviso pubblico qua non c'è. Guarda, nessuna associazione potrebbe proporsi. E siamo al 19. Dacci un po' più. E l'hanno pubblicato una settimana dopo. Il prossimo anno la fai. Tu? No, tempo no, la legge dice tempestiva la pubblicazione. La vogliamo smettere questo discorso? Vabbè. Sì, questo è vero. No. Sì, ma erano 4-9. Sì, però la macchina burocratica nuova è magari prima... La macchina burocratica stessa. No, dico, magari prima c'è stato, si doveva fare con più velocità. Oggi diamo il tempo perché si venga, no? Ok? Va bene. Ok. Grazie a tutti.